Risolto onorevole, insomma, anche a giudicare D'accordo. dalla portata stessa delle proteste, del fronte del no che Si si va stanno sempre più dimettendo due allargando. ministri. No, ricordavo che si stanno dimettendo Sì, anche due l'abbiamo ministri, per ricordato in quanto apertura. il ministro Nagy e il ministro Clini che hanno dato parere favorevole. Il ministro Clini è il ministro dell'Ambiente, il ministro Nagy delle Belle Arti Hanno dato parere contrario, sì. hanno dato parere Negativo. contrario. Io queste prese di posizione anche del Bonmonti io non le capisco, cioè darei più retta ai cittadini, ai ministri competenti che alle necessità dell'ultima ora. Io faccio una domanda a tutti e due, scusate se scusi se la Come interrompo, perché abbiamo no? avuto Prego. modo di leggere che la decisione dovrebbe arrivare domani. È una notizia giusta, ce la scrive un nostro radioascoltatore. Guardi, io le dico la verità, non lo No, so non se se avevate arriva notizie, domani. insomma, perché ce l'ha scritto questo Marco, insomma, nello Mi specifico. auguro che sia una decisione ponderata, non fatta dettata dall'onda non solo del presapolismo, ma anche dell'urgenza, perché è motivato il fatto che ci sia urgenza, ma le cose vanno viste anche dalla parte dei cittadini, non solo dalla parte di chi deve amministrare e per decisioni prese dall'alto cioè si prendono delle decisioni tante volte che non sono confacenti a quello che è lo stato generale delle cose. Su questa vicenda poi pesano anche degli altri fattori, qualcuno ha tirato fuori, probabilmente è vero, non lo so, che ci sono anche problemi di alcune società che stanno premendo per far sì che questa discarica va in atto, bisogna fare vigilanza, evitare nel modo più assoluto che dei giochi di interesse passino sulla testa dei cittadini. Assolutamente, io questo penso che sia un principio condiviso e condivisibile, insomma, da tutti. E quindi noi ci auguriamo che si provveda a trovare una soluzione il più giusta possibile anche in merito a questa vicenda che ormai va avanti veramente da tantissimo tempo. Noi ne stiamo parlando da un anno. Su questo base siamo perfettamente d'accordo. Bene, l'onorevole Nanni è Posso? d'accordo con noi? Sì, Sì. no, però lei ha chiarito, diciamo, con l'ultima frase, ha praticamente dato il titolo a questa trasmissione di questa sera. Il problema è da un anno, e in un Sì. anno non è stato fatto nulla per evitarlo, perché stasera stiamo parlando e domani forse ci sarà l'ennesima decisione, perché forse non sarà l'ultima, ma sicuramente Quindi una anche delle lei ha ultime. avuto questa notizia? Beh, guardi, ogni giorno qui ci sono notizie Sì, effettivamente, insomma, ogni che si giorno dovrebbe essere accavallano l'ultimo. e contemporaneamente, lo continuo a ripetere, in questo ultimo anno, pur se qualcuno avesse avuto, diciamo, poca lungimiranza e poca attenzione rispetto al problema dello smaltimento dei rifiuti, in un anno si potevano fare tante cose e invece tante cose non si sono fatte. Tra l'altro mi permetto di ricordare che c'è anche una procedura di infrazione richiesta da un eurodeputato del PD, Guido Milana, che costerà, se la cosa andrà come andrà, anche svariati milioni di euro per il nostro paese, per una scelta, ripeto, che è sbagliata. E quindi, ripeto, siccome era chiaro subito che la scelta era sbagliata, probabilmente se avessimo tutti quanti, non solo qualcuno, da subito lavorato nella direzione di trovare una soluzione, non soltanto dire no, perché no, non serve a nulla, ma trovare una soluzione alternativa. Guardi, le dico quello che penso, io avrei fatto un Sì, poi bando siamo in pubblico per il conclusione. merimento delle aree. A parte quello di spingere a fondo in maniera indiscriminata come se fosse la prima priorità assoluta di questa amministrazione, arrivando a quei livelli ai quali facevo riferimento prima per la raccolta differenziata, dando anche qualche posto di lavoro, avrei fatto un bando pubblico cercando di trovare aree che avevano requisiti tali nei quali si poteva stare, non come quello che invece è vincolato. E tra l'altro aggiungo, in modo Sì, in tale che cariamo fino in fondo, conclusione. l'avrei acquistata come amministrazione. Non si può continuare ad affittare aree da privati che ci costano 100 volte di più di quanto ci costerebbero acquistandole. E Bene, quindi questo è un altro tema sul e quale io questo. credo che bisognerebbe riflettere. Bene, allora la parola all'onorevole Masino per l'ultima battuta. Concordo con alcune cose che ha detto Dario, anche e soprattutto per qualche grosso interesse che c'è dietro a questa vicenda,
e che come sempre trova poi le coperture un po' dappertutto, perché i rifiuti sono diventati un business, perché le discariche portano quattrini e bisogna fare, lo dicevo prima, vigilanza affinché queste situazioni vadano a favorire o incancrenire un mercato che ricordatevi cosa è successo a Napoli Sì, per le come no. discariche, la camorra e cose varie. Noi dobbiamo fare vigilanza affinché il problema delle discariche non diventi un business per qualcuno. Bene. Deve essere una cosa pubblica a tutti i costi. Certo, assolutamente. Io sono a ringraziare ambedue, quindi ringrazio e saluto per la disponibilità, insomma, che avete sempre nei confronti della nostra emittente, l'onorevole Dario Nanni del Partito Grazie Democratico. grazie a lei, Radio Yes, come sempre. E l'onorevole Giorgio Masino del Popolo della Libertà. Grazie ancora. Grazie mille, un buon lavoro a tutti e due, insomma, sperando comunemente che si trovi quanto prima una soluzione per la questione della discarica. Ringraziando i nostri due ospiti, noi siamo a fermarci qualche istante e poi continueremo a parlare di questo tema tra poco.